purtroppo noi come Lega Ambiente, soprattutto in occasione di Goletta dei Laghi, sono anni che allertiamo su questo pericolo. Bisogna tenere presente sull'assurdità che ci sia un condotto sulla quale, che nel momento in cui dovesse rompersi, crea un disastro veramente gravissimo, un disastro sia di tipo ambientale che di tipo economico, perché noi siamo tutta una zona che vive sul turismo. E oltre a questo non dobbiamo dimenticare che il lago di Garda è la più grossa riserva d'acqua dolce che ci sia nel nord Italia. C'è Brescia che addirittura pensa di approvvigionarsi d'acqua da noi. Non si può assolutamente inquinare una ricchezza di questo genere. Per cui il primo concetto, quello che abbiamo sempre detto, è che bisogna tutelare in ogni modo. Quello che è successo, per fortuna, senza nessuna conseguenza, diciamo che può anche essere stata una fortuna, un allarme su quello che può succedere, che io spero stimoli tutti gli amministratori a prendere i provvedimenti necessari. Il Garda 1 ha pronto un progetto che noi abbiamo già visto per andare al depuratore di Visano, è un depuratore abbandonato, ma insomma è qualcosa. Non è secondo noi il massimo del progetto, perché è un'opera molto impattante, molto grossa, sono quasi 80 chilometri di conduttora. Però insomma, comunque l'importante è che non si sia sotto l'acqua del lago, mi sembra che questa sia la cosa più importante, per cui spero che questo sia servito da allarme, è solo questo che posso dire. È anche importante effettivamente che i depuratori non buttino direttamente nel lago, perché anche il depuratore di Pignale, quello fra Limone e Tignale, bene o male scaricando nel lago, per quanto sia depurata, non è acqua pulita, la carica batterica c'è, come per cui ben venga andare in terraferma e cercare di scaricare lontano, comunque bisogna che lontano dal lago, nel senso che scaricherà nei fiumi, nei canali, poi viene usato per irrigare, è diverso in un lago. Il nostro lago ci mette 26-27 anni a avere un ricambio dell'acqua, per cui non è nemmeno un lago normale, è un lago con un suo ecosistema che va tutelato. Se succede qualcosa siamo veramente in una pessima situazione. I comuni mi pare che si stiano bene o male muovendo, ho sentito che anche la provincia ha preso in considerazione la cosa, speriamo che tutti insieme spingano e che si faccia presto un'alternativa prima che succeda qualche cosa.